Quando sono arrivato a Napoli nel maggio del 45, scappando da Trieste per l'invasione degli slavo-comunisti, ho trovato la Napoli del dopoguerra, cioè la Napoli che era stata bombardata, la Napoli che era stata passaggio di truppe americane, francesi, marocchini, eccetera, la Napoli in cui queste tracce ancora si vedevano. Uno dei problemi era dare il voto alle donne, e non era facile perché la tradizione, soprattutto napoletana, dei vecchi popolari, eccetera, non era molto favorevole a questo. E invece la Democrazia Cristiana del dopoguerra, insomma, soprattutto sotto l'influenza appunto del mondo cattolico, fece una grossa pressione in questo e ottenne che per la prima volta fosse dato, che fu nelle prime elezioni, quelle della Costituente, il 2 giugno del 46. 2 giugno. Io sono ancora troppo piccola per capire bene parole che ora sento ogni giorno pronunciare dai grandi con tanta emozione: democrazia, repubblica, libertà. Ma credo di capire che queste parole sono quelle attese da mio padre e da mia madre, che ora non dicono più taci, qualcuno potrebbe ascoltare. Ora mio padre e mia madre dicono siamo liberi, ricominciamo coraggiosamente a costruire il futuro per questi bambini che hanno diritto a vivere senza più paura. Questa poesia io l'ho scritta nel 1946, il 2 giugno, in occasione del referendum Repubblica-Monarchia, e avevo 9 anni e 6 mesi. 2 giugno 46, una data molto importante per le donne di Napoli. Io ho un ricordo nitido: avevamo in casa una zia Concetta, terribilmente spaventata dall'idea di dover andare a votare per la prima volta in un luogo pubblico, eccetera. Io avevo molto meno di 10 anni, mi chiese di accompagnarla, andò, votò naturalmente tranquillamente, poi al ritorno ci fermammo di fronte a un'edicola della Madonna a dire una Ave Maria per i poveri principini. C'era anche il referendum istituzionale perché non fossero cacciati dall'Italia, e faceva un po' strano pregare per delle persone che tutto sommato sapevo benissimo che anche se avesse vinto la Repubblica non avrebbero avuto nessuna tortura e non gli sarebbe stato fatto niente di male. La mia vita fin dall'inizio è stata caratterizzata da una valenza politica, anche se allora non ne avevo coscienza, perché sia mio padre che mia madre hanno vissuto in maniera drammatica l'esperienza fascista. Loro non erano fascisti, non accettavano la dittatura, non accettavano le violenze di quella politica, e quindi mi hanno inculcato il senso della libertà, mi hanno educato ai valori della democrazia. Per cui il 2 giugno, pur essendo piccola, io avevo già la coscienza di quello che stava accadendo, cioè di come le cose erano cambiate. Gli anni 41, 40, 43, quando avevo 3, 4 anni, il ricordo forte è la insofferenza della mia famiglia al regime di governo del momento, e quindi il parlare a voce bassa, il timore di parlare e di essere ascoltati. La guerra ha fatto emergere anche un aspetto di resistenza di papà e di alcuni suoi amici, senza essere stati partigiani, di resistenza quando i tedeschi sono diventati i nostri nemici. A casa mia abbiamo vissuto l'esperienza della non condivisione, della non accettazione del regime fascista, perché papà ha perso il posto per non aver condiviso questa. Quindi ha perso il lavoro. Dopo la nostra vita è stata una vita vissuta nelle attività commerciali. Il commercio per noi, per mamma, per papà, era diventato lo strumento anche di solidarietà sociale.
quelli che venivano a comprare nei nostri negozi tessuti e generi diversi, spesso non pagavano e non potevano pagare nemmeno alla fine del mese. Ecco, mi ricordo fortissimo l'ex voto di mia mamma quando c'era stata devastata dai tedeschi. E noi abbiamo avuto circa 200 morti ad Acerra nel corso resistenza. I tedeschi per questa cosa hanno bruciato i migliori palazzi di Acerra e stavano bruciando il palazzo di fronte a casa nostra. Mia mamma, Vergine Maria, San Cuono, che è santo protettore di Acerra, se non si brucia anche casa nostra, se i tedeschi non prendono Niniello, che era papà, Carminiello, io strapperò il libro dei debiti. Papà e gli amici, nascondendosi, non furono presi dai tedeschi e trasportati in Germania. La nostra casa, il nostro palazzo dove abitavamo noi, non fu bruciato. Mia mamma strappò il libro dei debiti. Dopo la guerra, nessuno aveva più nulla da darci, noi non avevamo nulla da chiedere. Questa è stata l'esperienza fortissima di casa, perché ci ha educati a una condivisione del benessere e anche a una sfida a quelli, da parte di papà, a quelli che erano le convenienze del tempo. Sì, proprio all'inizio della vita della Democrazia Cristiana, non so se contemporaneamente, ma forse ci fu prima, a Napoli l'uscita del Domani d'Italia, che era diretto da Silvio Cava, ma forse però anche prima nacque a Salerno L'Ora del Popolo, che era settimanale. Credo che ha avuto una vita di intorno a 2 anni, fondato e diretto da mio padre Girolamo Bottiglieri, e L'Ora del Popolo praticamente aveva, vorrei dire, la redazione a casa, e quindi alla redazione collaborava anche mia madre, Amalia Giovanna Galdi Bottiglieri, che all'epoca già presidente del CIF, insomma, allora nasceva anche il CIF. Nel 1948, alla fine del 48, fui assunta al Domani d'Italia, giornale della Democrazia Cristiana, che stava in via Roma sopra ad Augustus. Io le prime cose che feci a Napoli fu il giornalista, il giornale della Democrazia Cristiana di allora, il Domani d'Italia. Di fronte al Palazzo delle Poste, adesso si chiama Piazza Matteotti, c'erano 4 pili che tenevano le bandiere dei 4 vincitori, cioè Francia, Inghilterra, America e Russia, tutte e 4 le bandiere, grandissime, eccetera. E al di sotto c'era un militare che stava sempre a fare la guardia, e sopra il militare, fra le bandiere, c'era scritto in grande: attenti, città di ladri. Ecco la Napoli che ho incontrato. Una situazione economica e sociale sciagurata, economicamente distrutta e socialmente dilaniata. Insomma, potete immaginare in queste condizioni quali erano i livelli di rapporti sociali fra le persone, insomma, appunto, città di ladri. Si può immaginare come in questo contesto economico e sociale e politico, l'occupazione militare, eccetera, la possibilità di prendere una guida politica della società napoletana erano molto ridotte, erano difficoltà enormi. Dopo la guerra le donne non avevano naturalmente una grande cultura politica,
Però per loro era chiarissimo che non volevano più guerre. Vivevano in uno stato tale di miseria che non volevano più miseria per i loro figli, chiedevano condizioni di vita umana. E su questi sentimenti si è andati a votare. Devo dire che una preparazione indiretta e remota c'era in certo qual senso stata, ed era stata quella delle organizzazioni cattoliche, quelle diciamo più intellettuali, con una capacità di elaborazione di pensiero, la FUCE, i laureati cattolici, e anche quelle più popolari. Io e mia sorella non siamo andate alla scuola pubblica, abbiamo fatto la scuola privata, e insieme ad altri giovani di famiglie come la nostra, perché alla scuola pubblica non potevamo andare. Quindi siamo cresciuti così e avviati naturalmente all'interno dell'associazionismo cattolico nella parrocchia. Quindi i vari gradi dell'appartenenza, piccolissime, beniamini, aspiranti, giovanissima, presidente parrocchiale, presidente diocesana, responsabile degli studenti, ma sempre all'interno della Chiesa. E all'interno della Chiesa, con un impegno al femminile, perché i ruoli erano e l'associazione erano separati, i maschi dalle femmine, io ho notato quello che avevo visto fare dalla mia mamma, dalla sorella sua, come le donne dell'associazionismo cattolico, cioè le famose donne cattoliche, erano insegnanti per le donne non istruite, anche per le donne che avevano una cultura campagnola, erano le maestre, erano le operatrici sociali, non solo sul piano della formazione nella famiglia, ma sul piano dell'impegno politico. Io ricordo che piccina seguivo mia mamma o la zia, andavamo a insegnare come si votava a quelli che non sapevano leggere e scrivere. La delegata nazionale Conci aveva organizzato da Roma, cercando di diffondere in tutta l'Italia, corsi di formazione o convegni perlomeno di formazione politica per le dirigenti delle donne. E ricordo per esempio che uno di questi corsi lo vennero a fare a Napoli, un corso nazionale dove fecero venire le delegate di tutte le parti d'Italia, dalle Dorotee. E lì mi chiamarono a fare così delle conferenze, delle lezioni, come dicevano, delle discussioni per aggiornare sulla situazione politica o anche sulle idee politiche, sul progetto politico, sul programma politico della Democrazia Cristiana. Mi ricordo di aver avuto fra le alunne, diciamo così, di questo corso, le allieve di questo corso, una giovine, molto più giovane di me, ragazza, che poi è diventata un personaggio importante nella Democrazia Cristiana, la Tina Anselmi. Quando ci vediamo ci ricordiamo sempre: ah, le Dorotee a Napoli! Mia madre faceva, come appunto dirigente nazionale delle donne cattoliche, da docente in quelle che allora si chiamavano le settimane della madre, cioè per una settimana, per esempio tutti i pomeriggi, le donne andavano in una sala parrocchiale o dove non c'erano, in una chiesa, e appunto la docente spiegava loro non solo il valore cristiano della famiglia, ma anche i compiti educativi, ma anche come si poteva attraverso la famiglia rendere più umana la società. E mi ricordo che questi momenti furono importanti per fare in modo che le donne intuissero più facilmente che dovevano uscire di casa e che occuparsi della società non significava dimenticare la propria famiglia, ma anzi contribuire a rendere migliore la propria famiglia. Si riuscì in quell'anno a uscire dall'isolamento, dalla vergogna, dalla sconfitta, dalla miseria, e incominciare ad acquistare anche l'orgoglio di essere una nazione, di essere italiani. Quindi anche se eravamo piccoli, noi a quel tempo vivevamo anche magari su opposte posizioni, vivevamo quella,
quell'atmosfera e ne facevamo parte, forse diversamente dall'infanzia di oggi. Noi allora eravamo già, posso dire, fra virgolette, maturi per fare politica. Politica che poi io ho fatto realmente dal 55, cioè dall'età di 18 anni in poi, ho preso la tessera della DC. Entrando lì nel giornale della Democrazia Cristiana, entrai anche nell'attività del partito, tra l'altro sospinto dai miei professori che avevo avuto l'Università Cattolica a Milano e che erano diventati dirigenti nazionali della Democrazia Cristiana e che venendo a Napoli scoprirono che non ero più a Trieste ma a Napoli e mi dissero: ah bene, tu ti devi occupare. E questi signori si chiamavano Amintore Fanfani e Giuseppe Dossetti. E trovai dunque l'opportunità di disporre, diciamo, di una base sulla quale innestare azione politica, che era quella del mondo cattolico. Il partito non esisteva, bisognava organizzarlo da capo. E qui sorse subito il problema di come organizzare il partito. Naturalmente all'inizio fu soprattutto fatto sulla traccia di quello che era stato il Partito Popolare e trovammo qui la mediazione la collaborazione di quelli che venivano soprattutto dalla formazione dell'Azione Cattolica, per esempio poi senatore Angelo Raffaele Iervolino. Dal 57 in poi io sono entrata in politica passando anche attraverso un'esperienza di 2-3 anni fatta nelle ACLI contemporaneamente. Era iscritta alle ACLI ed iscritta alla Democrazia Cristiana, quindi diciamo un'esperienza nel mondo del lavoro, nel campo sociale e un'esperienza nel campo politico. E ho iniziato proprio la mia attività politica come delegata femminile nella sezione della DC di Casoria, che allora era il paese nel quale abitavo, il paese di mio padre, a pochi a 10 km da Napoli, quindi nell'area metropolitana. Ma subito dopo poi sono stata chiamata al comitato provinciale e ho avuto l'incarico di curare il settore giovanile del movimento femminile della provincia di Napoli. Il mio essere una persona impegnata nella politica è arrivato tardi, è arrivato quando avevo già 30 anni. La prima esperienza di impatto politico l'ho avuta attraverso i centri studi di formazione politica che erano stati ideati dai gesuiti. Il mio primo accostamento alla politica è stato un corso di formazione cristianesimo e marxismo. E alla conclusione del corso la mia prima conferenza sul marxismo. Ecco, allora ho capito di più le necessità della gente, ho capito di più la divisione in classi sociali e ho capito anche perché tanti giovani si sono allontanati dalla Chiesa e si sono innamorati del comunismo. Per me la politica ha continuato. Da quel 73 non sono più rientrata in casa. Io ero la delegata comunale della sezione di Acerra. E da lì ho cominciato poi a frequentare le sedi provinciali. E ho visto da vicino i personaggi politici che avevo incontrato nella mia vita precedente, compresi alcuni uomini importanti, da Fanfani, Paolo Barbi, Giovanni Leone ed altri. E mamma, donna, si è occupata molto della partecipazione delle donne alla vita politica e quindi anche della presenza delle donne nel partito. Nel partito si era organizzati attraverso il movimento femminile e mamma è stata anche delegata nazionale del movimento femminile. Però intendiamoci, all'interno di un dibattito relativo alla appunto questione femminile c'erano due teorie. Quella che sostanzialmente vedeva il movimento femminile come, direi, struttura permanente dedicata alle donne e quella che vedeva il movimento femminile
come strumento che in un momento difficile poteva facilitare l'ingresso delle donne del partito, ma che poi le vedeva iscritte fra gli iscritti nelle strutture vere e proprie di partito, con gli stessi diritti e con gli stessi doveri di tutti. Mamma è sempre stata di questa seconda opinione, tant'è vero che, pur essendoci per statuto della Democrazia Cristiana in direzione del partito un posto riservato alla delegata nazionale, quindi lei sarebbe stata di diritto membro della direzione del partito, mamma si è sempre fatta eleggere dal congresso, quindi come iscritto, membro della direzione del partito. Il femminile, almeno nella esperienza nostra napoletana, è stato lo strumento per introdurre le donne nella complessità del partito e farle vivere da pari. Quindi il femminile era l'incubatore, non era lo spazio. Io non ero d'accordo sulla quota delle donne in Consiglio nazionale, perché quella quota serviva a sancire una inferiorità e non avrebbe aiutato le donne a portare avanti una unità. Che il nostro sogno a Napoli era essere individualità personali, ma essere anche un coordinamento degli altri, con le altre, mai un collettivo. Entrai nella sezione, c'era il direttivo, il segretario mi salutò con questa frase, dice: abbiamo stasera fra di noi un bel fiore e siamo felici di averlo. Il bel fiore sarei stata io. Io dissi: i bei fiori si mettono nei vasi e danno una funzione, diciamo, di ornamento. Io non intendo essere un ornamento, ma intendo essere parte attiva di questa sezione. Quindi non preferisco non i complimenti, ma preferisco essere considerata una persona e non una donna graziosa da tenere nel vaso dei fiori. La mia vita politica è stata un continuo verificarmi con certi valori, con certe realtà e trasmetterle agli altri. Ho avvertito moltissimo, per esempio, il problema della formazione politica. Per me era fondamentale questo. Infatti, dopo la responsabilità di dirigente giovanile, ho avuto anche quella di dirigente della formazione politica. Prima all'interno del movimento femminile e poi anche all'interno del partito a Napoli. Nel frattempo poi sono stata anche dirigente nazionale delle giovani e ho favorito la fusione fra i movimenti giovanili maschili e femminili, perché sta divisione mi sembrava un po' innaturale, perché io credo che la politica si faccia sempre partendo dal concetto di persone, dalla vocazione che uno ha di far politica, ma non dal fatto di essere donna o maschio. E quindi ho detto, sono stata anche dirigente nazionale delle giovani, poi ho fatto parte dell'esecutivo nazionale del movimento femminile, fino all'84, fino a quando sono stata poi eletta segretaria provinciale della DC di Napoli. Questo è stato un avvenimento, diciamo, fra virgolette, un po' storico, perché non era mai capitato in Italia, in nessun partito, che una donna diventasse segretaria a livello provinciale. E devo precisare che quando ho avuto l'incarico di segretaria provinciale, la segreteria del partito era una specie di deserto africano, non si vedeva nessuno, gli uscieri, la guardia che ci guardava da eventuali assalti, e poche persone, poche affezionati che ogni tanto si facevano vedere al partito. Erano affollate invece le sedi delle correnti, erano affollate le segreterie dei deputati. Io ho avuto la capacità, e questo mi è stato rimproverato ovviamente, di togliere il pane dai denti di questi signori e ho portato tutto quello che erano i problemi del partito, delle amministrazioni locali, nella sede istituzionale proprio, cioè la sede provinciale del partito. Quando ho lasciato il partito non c'era spazio per mettere le persone, cioè il partito era affollatissimo, nel senso che tutti venivano al partito e di questo sono giustamente orgoglioso. E ho fatto il segretario provinciale per 6 anni, dall'84 al 90, quando mi vollero candidare al consiglio regionale e ovviamente non potevo essere più segretario del partito. Diciamo che se avessi potuto scegliere avrei continuato volentieri ad essere dirigente di partito e non eletto nell'istituzione, però dovetti obbedire, perché a Napoli nessun segretario è durato tanto come sono durata io. E nel 75 sono stata invitata dall'allora delegata provinciale delle donne Magda Navas
a entrare nelle liste regionali di partito. Fu per me un fulmine. Non pensavo che per un unico mio intervento in un comitato provinciale delle donne sulla politica e sulle liste che si dovevano fare mi venisse poi fatta questa offerta. Cioè gli uomini di partito decisero insieme alle donne, Maria Maggio, Adele Scandone, che dovendo scommettere su una donna o, tra virgolette, una femmina in lista, una un po' folle potevo essere io, perché allora erano follie. Beh, per questa mia disponibilità a scommettere, unificammo ancora una volta la realtà ecclesiale con la realtà della politica e il mondo della solidarietà. Non fui eletta, però cominciò la mia dialettica e la mia guerra con i potenti del partito. Pian piano mi sono trovata, 2 anni dopo, delegata provinciale delle donne. Non c'è stata mai una carriera così fulminante. Delegata provinciale delle donne, abbiamo ereditato una realtà forte, quella lasciata da Magda, avevo solo la responsabilità di viverla e di gestirla. E sono stati gli anni in cui alle donne in separata sede abbiamo spiegato perché il movimento femminile preparava per il partito. La Chiesa napoletana nel dopoguerra, proprio per le vicende della guerra e dell'immediato dopoguerra, della situazione sociale così dilaniata, e poi anche per l'emergere del comunismo, della propaganda, dell'azione politica comunista, in un primo tempo la Chiesa napoletana non ebbe nessuna difficoltà ad accettare e ad orientare le donne su cui aveva influenza, molto più influenza sulle donne che sugli uomini, specie a Napoli, ma credo anche altrove, insomma, no? E quindi in un primo tempo i rapporti furono molto armonici. Sorsero delle grosse difficoltà quando emerse invece il potere monarchico, laurino. La Chiesa all'interno del suo essere cristiana e anche un impegno non coinvolto in maniera pubblica, non ingerente nella cosa pubblica, ha dato alla crescita democratica del paese una spinta importantissima, perché le persone della Chiesa, uomini e donne, arrivavano dove non potevano arrivare gli altri, e ci arrivavano con semplicità e senza strumentalizzazioni. L'ispirazione era proprio essenziale, e bisogna dire pure che c'era un riferimento quasi continuo. Il CIF aveva un assistente ecclesiastico, ovviamente, ma che l'avesse, certamente non lo aveva invece la Democrazia Cristiana. Per cui quando il potere amministrativo a Napoli fu preso da Lauro, le influenze sui parroci del potere amministrativo laurino è stato enorme. Ad un certo punto i migliori elettori del laurismo erano i parroci, e le donne divennero strumento, le donne nel mondo cattolico. E quello fu un momento di grave crisi e di grave contrasto tra i dirigenti politici e gli ecclesiastici in genere, e tra il mondo femminile democristiano e evidentemente il mondo femminile delle parrocchie. Sbocco naturale, proprio uno sbocco naturale del mio impegno di giovane donna, insegnante, operatrice scolastica, tutto quello che vogliamo, era affiancato da un impegno forte a tempo quasi pieno all'interno della comunità ecclesiale, parrocchiale, diocesana e regionale. Però il mio impegno maggiore è stato
nella diocesi di Acerra con le sue 26 parrocchie e l'incontro con queste giovani donne che venivano non solo educate alla vita religiosa, ma venivano educate alla vita civile e venivano educate alla vita del lavoro. Quando io avevo 20 anni, parlare di donne che devono avere un lavoro, che non doveva per nulla mettere tra parentesi l'impegno di madre, di sposa, no, però educare le donne allo studio e alla necessità di avere un lavoro per essere autonome e anche autosufficienti, è un lavoro che si è fatto all'interno della Chiesa. Quindi si è in quel tempo portato avanti un discorso che nemmeno da tutta la Chiesa veniva accettato, perché la Chiesa ha visto sempre la donna come sposa e madre e dedita pienamente alla famiglia. E invece con noi, generazione del dopoguerra, è iniziato il primo discorso della necessità di frequentare la scuola, e la scuola non era obbligatoria. Quindi nelle parrocchie sono nati i primi centri di servizio scolastico. Quindi i ragazzi che sapevano, che avevano gli universitari, le ragazze che studiavano, che facevano le magistrali, cioè ognuno per quello che poteva dava delle ore nella settimana, e oltre all'oratorio si faceva anche l'integrazione culturale per i più disagiati, perché i ragazzi e le ragazze che si avvicinavano alla scuola a casa non avevano chi potesse aiutarle, era la prima generazione di persone alfabetizzate. Siamo arrivati agli anni 70. Qui ad Acerra c'erano le prime divisioni, i primi allontanamenti. Era un gruppo di noi, un po' più adulti, il presidente della gioventù maschile, il professor De Laurentiis, io e 3 sacerdoti molto illuminati, pensammo di creare una struttura sociale di accoglienza dei giovani cristiani e anche non, che non facesse disperdere la gioventù. Questo gruppo si chiamò Diamoci la Mano ed era un coordinamento autofinanziato, autogestito, dove la formazione religiosa era fondamentale, ma l'accoglienza di quanti religiosi cristiani non erano, per noi era un dovere di Stato. Quindi un gruppo pluralista che ha cominciato a impicciarsi, dicevano, delle cose pubbliche del paese. Abbiamo cominciato a seguire i consigli comunali, quello che si faceva per la città, per la comunità, e siamo diventati un elemento di disturbo per la Chiesa e per il paese. E questo ha provocato per me la precettazione nel Partito della Democrazia Cristiana, perché tutti insieme nel 73 sono stata invitata a partecipare al consiglio comunale. E al di là di come è finita la vicenda, io sono rimasta in politica. E con me, su fronti avversari, altri giovani, tutti provenienti da Diamoci la Mano. Non c'è dubbio che le prime donne che emersero nell'azione politica furono quelle che venivano dall'azione cattolica. Dirò la prima che fu eletta deputato a Napoli, che era l'onorevole Vittoria Tito Manlio, che era una donna molto attiva nell'azione cattolica, molto brava, una donna per vocazione educatrice, che aveva passato tutta la sua vita nell'organizzare l'azione cattolica femminile in tutta, non solo a Napoli, ma in tutta la regione, proprio come formazione, data la sua mentalità appunto di insegnante. E lei portò questa sua esperienza e questa sua, legame, rapporti umani, personali che aveva stabilito negli anni precedenti nell'azione cattolica, la portò nell'azione politica. È diventata deputato, dimostrò che aveva capito che l'azione cattolica non era soltanto la base di idee religiose, ma di idee sociali, di idee di concezione dei rapporti umani,
e quindi l'impegno suo nel operare nei settori dove questa concezione cristiana si potevano meglio, quindi non solo nell'organizzazione dei maestri cattolici, per esempio, ma dell'artigianato, dove lei fu una delle promotrici e organizzatrici e delle legislatrici, perché contribuì fortemente alle definizioni delle prime norme che regolavano l'artigianato. Questo la trasformò da donna di azione cattolica in donna di azione politica. La persona che in un certo qual modo mi ha poi inserito definitivamente nella DC è stata Valeria Bernardini, che era dirigente nazionale del movimento femminile, è stata assessora al Comune di Roma, una donna notevolissima, vivacissima, che con la quale magari abbiamo fatto anche qualche polemica, ma che io ho ammirato moltissimo perché aveva una dirittura morale veramente stupenda, aveva il senso del partito e un amore sconfinato per i valori della persona, per i valori della democrazia, per i valori della libertà. E lei venne a Napoli come commissaria per il movimento femminile, che era stato gestito in una maniera forse non troppo lineare dalle precedenti responsabili. E venne fatta delegata del movimento femminile la professoressa Adele Scandone, un'altra donna notevolissima che veniva dal campo dell'Azione Cattolica, che durante il fascismo ebbe anche 24 ore di segregazione in camera di sicurezza perché si era ribellata a certe azioni ovviamente di violenza e di prevaricazione da parte delle squadracce fasciste. E con Adele Scandone io ho vissuto un lungo periodo di impegno politico nella DC di Napoli, sempre come responsabile delle giovani, responsabile della formazione, e abbiamo fatto delle cose bellissime, ricordi che veramente hanno, diciamo, dato alla mia vita un senso veramente bellissimo. Certe presenze hanno, come dire, già in me c'era l'amore per la politica, l'impegno a voler fare, l'entusiasmo, ma conoscendo alcune persone tale entusiasmo è aumentato perché mi hanno, come dire, trasmesso il loro amore per il partito, per la politica, per certi valori. E quindi Elsa Conci, Franca Farcucci, Dina Anselmi, Gabriella Ceccatelli, Rosetta Iervolino, e sono state persone, donne, che mi hanno trasmesso tutto il loro entusiasmo e dalle quali ho mutuato anche tanta cultura politica, far politica, saper far politica. Non so se partendo da una sollecitazione esterna, cioè da Roma, ma comunque si formò a Salerno il Centro Italiano Femminile e la presenza si sostanziò moltissimo nell'istituzione di asili, il che significò pure preparazione delle vigilatrici degli asili e significò quindi la doppia valenza dell'assistenza all'infanzia e nel posto di lavoro per moltissime persone. Certamente il CIF si pose pure in una posizione di sostegno all'atere, ci teneva a marcare una indipendenza, ma certamente sosteneva la Democrazia Cristiana. Parallelamente esisteva a Salerno l'UDI, l'Unione Donne Italiane, che invece fiancheggiava il Partito Comunista in maniera anche più marcata di quanto non facesse il CIF. Però veramente c'era una capacità di rapportarsi fra queste due istituzioni femminili estremamente, c'era una sorta di concorrenza, sì, però c'era una correttezza veramente oggi probabilmente non riscontrabile. Ci sono alcune figure che io ricordo perché ho conosciuto da piccola. Per esempio Eleonora Calderoni Martini, che fra l'altro è la mia madrina di cresima, era la storica presidente delle donne cattoliche di Napoli e ha in questo senso contribuito ad allevare generazioni di donne. C'era poi una persona
molto, che io ricordo bellissima, la contessa Maria Statella. Lei aveva più un taglio, direi, di carattere assistenziale. Difatti era la presidente della protezione della giovane, proteggere le ragazze senza famiglia o le ragazze che in qualche modo avevano avuto dei problemi. Poi c'era la rete locale, che derivava dalla partecipazione a organizzazioni nazionali e soprattutto la rete della FUSCI. Ricordo in particolare fra le donne Lina Petroncelli e Tullia Origo, la prima delegata provinciale del Movimento Femminile di Napoli, che è un personaggio oltretutto simpaticissimo e quasi storico nella storia delle donne di Napoli. La prima che mi viene alla memoria è una persona che è morta ultracentenaria qualche mese fa ad Angri, ed era la signora Maria Pia Smirne Fischetti, molto molto impegnata ad Angri, ma già a Salerno c'era la signora Giovanna Russo, che fu segretaria della Democrazia Cristiana a Salerno. La rete però non era praticamente circoscritta solo a Napoli. In provincia, per esempio a Benevento, c'era la mitica signora Bocchini di San Giorgio del Sannio, che anche lì Movimento Femminile, CIF, poi partecipazione ai consigli comunali, ha portato avanti per anni il discorso dell'impegno sociopolitico delle donne. Così come Avellino, un'altra figura splendida, Carmelina Famiglietti, e a Salerno, decisamente più giovane ma altrettanto ricca di bei contenuti e di coraggio, Corinna Bottiglieri. Mia sorella Corinna Bottiglieri è arrivata alla politica come il naturale sbocco del suo impegno, che partito in Azione Cattolica, penso agli anni 1946-48. Le cariche istituzionali essenzialmente sono state soltanto quella di assessore al comune di Salerno e poi consigliere. Con la generazione di Corinna ci furono altri personaggi femminili che si impegnarono in politica. Per esempio Corinna fu assessore al Comune di Salerno, assessore alla pubblica istruzione negli anni da 60 a 64 e poi fu sostituita nella consigliatura successiva da una sua compagna di scuola parimenti impegnata in politica in Democrazia Cristiana, che fu Liana Annarum. Nel partito c'è una persona, una nubile, il nome me lo ricordo, il nome familiare, che era Sisa Giannantonio, non so se l'alter ego di Corinna. In epoca successiva c'è stata un'altra signora molto impegnata, che è stata la signora Niglio, sposata Ancora, Giovanna Ancora Niglio. Ma naturalmente non ci fu soltanto la Tito Manlio qui. Una delle personalità più importanti, non però eletta a Napoli, però napoletana, se non di origine certo di adozione, era l'onorevole Iervolino, che era una de Unterrichter di origine altoatesina o trentina perlomeno, con la quale io tra l'altro ebbi subito grande affinità e simpatia. Io venivo da Trieste, lei da Trento, eravamo tutti e due ex asburgici, però lei poi portava anche la sensibilità napoletana che aveva acquisito dal marito. E quindi fondendo meravigliosamente queste due qualità, la sensibilità, come dire, l'affabilità, la cordialità napoletana con la serietà, con la durezza, direi, asburgica. Mia madre è nata nel 1902 a Fucine,
che è un piccolo paesetto che è al confine attuale fra il Trentino e la Lombardia. E mamma è stata cittadina austriaca fino al 1918, cioè fino alla vittoria dell'Italia e alla riconquista di quelle terre. Naturalmente ha avuto un'infanzia difficilissima. Durante la Prima Guerra Mondiale è stata profuga, come quasi moltissimi dei trentini è stata profuga a Innsbruck, e lì hanno visto la fame, veramente la fame e la miseria nera. Con Innsbruck tutto ghiacciato, andavano nei boschi, toglievano con dei coltellini la corteccia degli alberi e mangiavano la parte interna, quella prima, quella ancora non legnosa, pur di mettersi qualcosa nello stomaco, insomma. Devo dire che questa esperienza le ha dato tanti problemi, però anche un'apertura, direi mid-europea, una cultura di attenzione agli altri stati d'Europa. È venuta a Roma con la sua amica del cuore, cioè con Emma Mezzomonti, quella che per tutta la vita è stata praticamente la sorella che non aveva, pur essendo di idee completamente diverse. E una delle cose che appunto ha sempre caratterizzato anche la vita di mamma è stata questo grandissimo rispetto e quindi questa capacità di affetto, ovviamente ricambiata, perché la Cantimori era una persona meravigliosa, per persone che pensavano in modo diametralmente opposto rispetto a lei. E allora mamma è diventata prima presidente della FUCI di Roma, succedendo, credo, a un'altra donna mitica, Luigia Tincani, e poi è diventata presidente nazionale della FUCI. Nel Consiglio dei Presidenti mamma ha conosciuto un bellissimo giovanotto che era il presidente nazionale della gioventù maschile di Azione Cattolica, e nel 1930 si sono sposati. Devo dire che non deve essere stato facile per mia madre, cultura mid-europea, abituata a vivere naturalmente secondo i costumi severissimi dell'epoca, però direi libera, cioè a viaggiare, a pensare, a impegnarsi nel sociale, inserirsi in una famiglia napoletana non solo di condizione sociale molto più modesta, ma insomma con un concetto della donna casalinga, e che per mamma il periodo, l'approccio è stato particolarmente difficile, anche perché sposatasi nel 30, nel 31 la Gioventù Cattolica è stata sciolta e il Papa Pio XI, e appunto per proteggere mio padre, lo tenne, fra parentesi, prigioniero in Vaticano per parecchio tempo all'attuale ospizio di Santa Marta. E allora mamma si trovava sola con tutta questa famiglia che un pochino la incolpava di aver incitato il marito ad essere ancora di più antifascista invece che calmarlo. E comunque ha avuto la capacità e direi anche la fantasia di inserirsi talmente bene nell'ambiente napoletano di diventare alla fine più napoletana di mio padre. Poi c'erano altre persone che nell'impegno poi amministrativo emersero,
Per esempio c'erano le due sorelle La Rovere. Una era proprio più direttamente impegnata nell'azione cattolica, l'altra venne attivamente nel partito e divenne consigliere comunale. Donne di una attività, di una convinzione, di un orientamento, di una capacità anche culturale notevoli, ma oltre alle donne proprio impegnate in politica nel senso che divennero parlamentari o consiglieri comunali, c'erano altre che non acquisirono queste funzioni, ma ebbero una grande importanza nella organizzazione del partito e nell'organizzazione della partecipazione delle donne al voto e in genere all'impegno politico. Per esempio la prima segretaria, allora si diceva delegata femminile provinciale di Napoli, era la signorina Tullia Origo, sorella di uno di quei ex popolari, è vero, anche lei era una signora anziana, che però diede un notevole impulso all'organizzazione, che però noi giovani non ritenevamo, appunto, lei era ancora nella mentalità e noi ritenevamo che non fosse una forma adeguata, che bisognava aggiornarla, che bisognava rinforzarla. E allora, divenuto segretario provinciale del partito, io avevo molti rapporti, avevo già conosciuto nella direzione del partito l'onorevole Conci, Elisabetta Conci, con la quale avevo ottimi rapporti, la feci venire a Napoli dichiarare superata la fase Origo e cercare una nuova fase. E indicammo una donna che io conoscevo molto bene dall'Azione Cattolica e che si era già impegnata in un'altra attività parapolitica ma molto importante per le donne, che era il CIF. Era presieduto il CIF a Napoli dalla professoressa Petroncelli, Lina Petroncelli, ma la vicepresidente era Adele Scandone. Adele Scandone fu la nuova delegata che diede un grandissimo sviluppo alla organizzazione politica delle donne dentro al partito. E naturalmente questo poi portò a organizzare le donne anche più efficacemente nelle altre province, irradiando da Napoli. Per esempio la delegata regionale divenne Maria Maggio, altra napoletana, però molto bene intonata e affiatata con la Scandone. Il centro femminile ha avuto una grandissima funzione a Napoli, perché è stato, come dire, il trait d'union, il legame, il ponte di collegamento tra l'azione cattolica vera e propria e quindi il mondo cattolico ecclesiale in senso stretto e il mondo politico e la Democrazia Cristiana. E ha avuto una grande importanza per la formazione, diciamo così, prepolitica. Cioè, il centro femminile è stato quello che, occupandosi dei problemi femminili in genere, nella vita sociale, eccetera, eccetera, per preparare i propri aderenti alla azione in questo campo sociale, eccetera, faceva formazione politica e quindi avviava queste persone all'impegno politico attraverso l'azione sociale. Io ricordo, per esempio, un'azione molto importante che fu fatta per preparare e per diffondere, per popolarizzare la nuova legge sulla famiglia della fine degli anni 60 e principio degli anni 70. E di questo fu animatrice una professoressa dirigente dell'Azione Cattolica, anche lei nel CIF, è vero,
che era di Torre Annunziata, la linea Zampella, la quale organizzò, per esempio, mi ricordo, un convegno di donne, e non solo di donne, per spiegare, per preparare la legge sulla famiglia, che ebbe una notevole importanza perché fece comprendere al mondo cattolico qual era la vera, il vero orientamento e i veri effetti che si sarebbero avuti nella vita familiare. Purtroppo, quando questa azione di formazione dell'azione cattolica e del centro femminile sono venuti meno, è venuto meno l'alimento non solo morale e religioso, ma culturale e politico che veniva da questi ambienti, causa non ultima della decadenza della Democrazia Cristiana, della corruzione della Democrazia Cristiana, direi nell'ultimo decennio o forse più nella sua vita. Per mamma la caduta del regime fascista e la possibilità di ingresso ufficiale delle donne nella vita politica è stato subito un fatto di estrema importanza, condiviso da donne cattoliche e laiche. Se ben ricordo, le prime elezioni amministrative che si fecero qualche mese prima non avevano ancora il voto le donne, lo ebbero solo allora. E questo fu un fatto molto importante perché noi cattolici usammo questa possibilità in maniera fortissima, ed era il motivo per cui gli altri erano molto esitanti ad accettarla, soprattutto il vecchio mondo liberale, conservatore, eccetera. Perché? Perché le donne erano più facilmente influenzabili dal mondo cattolico e quindi orientabili in nostro senso. Mia madre, quindi trentina, ormai napoletanizzata, naturalmente avrebbe dovuto essere candidata a Napoli. Però c'era un problema. A Napoli c'era anche mio padre, che era con Rodinot praticamente uno dei capi della DC locale, e allora non esisteva che moglie e marito fossero candidati nello stesso collegio. E come spesso capita anche adesso, chi ci rimise fu la donna, la moglie, per cui mamma fu candidata a Potenza e a Matera. E bisogna vedere la cosa con gli occhi del 1946, perché adesso da Napoli a Potenza, con l'autostrada che passa per Salerno, ci si arriva praticamente in due ore e mezzo. A Potenza hanno trovato un giovanissimo vicepresidente nazionale della Gioventù Cattolica che avevano già conosciuto a Roma, Emilio Colombo, e hanno cominciato a girare per i paesi. Nei paesi più o meno funzionava così. Usciva il banditore e diceva, appunto, donne, a quell'ora tal dei tali c'è il comizio della signora tal dei tali. Arrivava l'ora tal dei tali, la piazza era assolutamente vuota, qualche uomo. Poi le hanno fatto notare che dietro le persiane, no? Le donne ascoltavano, c'erano, si riunivano in una casa dietro le persiane e ascoltavano. Devo dire una cosa che forse molti dimenticano, ma che bella: all'Assemblea Costituente c'erano 5 coppie di coniugi, 2 della Democrazia Cristiana, i miei e Cingolani, cioè Angelina Cingolani Guidi e Mario Cingolani, la famosa onorevole Angelina, interpretata anche da Anna Magnani, e 3 del Partito Comunista, Togliatti, non ancora con la Iotti, con la prima moglie Rita Montagnana, Luigi Longo e Teresa Noce Longo, sindacalista, e appunto Nadia Spano e Verio Spano. C'è da dire che nessuna di queste donne era arrivata alla Costituente perché era la moglie di. Arrivano 21 donne.
Mi raccontano che sono state guardate con tutte, come mi raccontava mamma, con un po' di curiosità. Naturalmente erano tutte magrissime, tutte figlie della fame fatte durante la guerra, vestite in modo dignitoso, come meglio potevano. Nessuno di loro aveva una lira, quindi avevano tirato fuori il meglio dei vecchi guardaroba e si sono messe a lavorare insieme. E quello che è bello è che praticamente lo scontro elettorale è stato immediatamente riassorbito e in tutti gli articoli della Costituzione che riguardano la condizione femminile, e sono tanti e sono fra i più avanzati del mondo ancora oggi a 60 e più anni di distanza, le donne di tutti i partiti politici hanno sempre lavorato e hanno sempre votato insieme, quindi una capacità di unità pur nella distinzione delle posizioni politiche e di non animosità reciproca, erano fra l'altro tutte amiche, che credo dovrebbe insegnare molto al modo un po' squallido di fare politica adesso. Per quanto riguarda mamma, per essere stata cittadina austriaca, per la sua esperienza nei confronti dell'Austria, si è occupata in particolare degli accordi Gruber-De Gasperi, cioè degli accordi relativi alla libertà e all'indipendenza del Trentino Alto Adige. Ho combattuto anch'io una grande battaglia nel nome della libertà. I grandi mi dicevano: non stare tra i piedi, ragazzina, queste non sono cose per te. Ma io sono stata in piazza come loro sentivo di dover fare qualcosa per il mio paese, per non perdere i segni di speranza nati dal dolore, cresciuti nella trepida attesa dei giorni nuovi. La mia compagna di banco mi ha promesso la Siberia, siamo già nell'elenco di suo padre, martedì commissario del popolo, che il 18 aprile, dice la mia compagna, trionferanno i proletari. Nel silenzio tese della vigilia pure sono tranquilla, tranquilli mio padre e mia madre, parliamo perfino del futuro, senza più fascismo, sconfitto il comunismo, dovremmo solo imparare a vivere il sogno grande della libertà. Non c'è dubbio che il successo della Democrazia Cristiana a Napoli, fin dalle prime elezioni del 46 e poi ancora di più in quelle del 48, è dovuto in larga parte al voto femminile. Continuando nell'attività parlamentare, mamma ancora non solo nel 46, ma nel 1948 fu eletta Potenza a Matera. Poi lei fu mandata a Salerno, Avellino e Benevento, dove è stata eletta per la prima volta nel 1953. Quindi mamma intanto era entrata anche al governo, sottosegretaria alla pubblica istruzione, dove è rimasta 5 anni ed era la seconda donna che andava al governo. E allora l'impegno più forte è stato quello di fare in modo che in ogni paese del territorio che le era affidato, appunto Salerno in particolare, ma anche Avellino e Benevento, ci fosse una scuola. E quando è uscita dal Parlamento e non è più stata deputata, e voglio sottolineare una cosa, per sua rinuncia, per favorire il ricambio, e ha finito col lavorare più di quanto era al Parlamento e di quanto era al governo, e fra l'altro con estremo entusiasmo e con estrema soddisfazione, questa fino al giorno prima di morire. E io entrai, diciamo, in politica con la valenza che preferiva, non quella di un'aggettivazione al femminile, che era comunque la mia specificità di essere, ma con la mia aggettivazione di persona. E questa è stata, diciamo, una componente che mi sono portata lungo tutto il mio lungo percorso politico di 40 anni circa di vita politica. Sono stata talmente presa dalla politica che, pur avendo, essendo una ragazza, diciamo, non proprio da buttare, molti corteggiatori, non ho mai pensato di sposarmi perché non avevo tempo di affrontare una cosa del genere, in quanto la politica prevaleva sugli altri interessi. Non c'è dubbio che il movimento femminile ha avuto negli anni successivi una presenza politica molto più partitica di quanto non fosse all'inizio. E questo ha anche, secondo me,
deformato e nociuto forse alla funzione, almeno come io la pensavo, del mondo femminile nel partito, perché le donne da movimento del partito si sono molte volte trasformate in strumento qua o là di questa o di quella corrente. La mia esperienza di donna all'interno del femminile è stata quando mai una esperienza pedagogica. Io per 8 anni ho diretto la scuola di formazione di partito e abbiamo anche creato, ai tempi in cui Tina Anselmi era ministro della sanità, Oscar Luigi Scalfaro, ministro dell'interno, un corso di formazione per i politici di livello avanzato, consiglieri regionali, deputati e senatori. Devo dire che sono venuti. Perché non è che avessero bisogno di imparare, avevano bisogno di dare. Quindi anche per loro una lezione di Scalfaro era poi l'occasione per un dibattito. La mia vita politica è stata un continuo verificarmi con certi valori, con certe realtà e trasmetterle agli altri. Ho avvertito moltissimo, per esempio, il problema della formazione politica. Per me era fondamentale questo, cioè fare politica insegnando agli altri i valori della politica è stato uno dei compiti che mi sono proprio dato. Se dovessi ritornare indietro rifarei quello che ho fatto senza pentimenti. Quando la Democrazia Cristiana ha fatto la conferenza per creare il Partito Popolare, che dovesse riprendere meglio l'idea di Sturzo, il discorso del nostro popolarismo più autentico, del nostro essere cristiani ma estremamente laici, che non significava indipendenti dalla Chiesa ma rispettosi della Chiesa, non succubi. Io sono uscita dal partito, ero consigliere nazionale uscente, con la disapprovazione di tutte le mie amiche, la Caravaglia, la Svevo, Rosetta Iervolino, Tina Anselmi, che fai? Ho detto, ritorno alla società civile. Questo è il momento in cui qualcuno di noi ricomincia dal basso, perché è nella coscienza della gente che dobbiamo ricostruire l'identità del paese e l'amore per la politica.